Gentili signore e signori, buongiorno. A 60 chilometri dalla conclusione, dopo 100 chilometri di corsa, questa è la situazione. Abbiamo 9 uomini al comando: Tronca, Caucchioli, Arieta, Gomez Rodriguez, Piccoli, Frattini, Faustini, Zarrabetia e Buenaora. Ecco appunto le immagini in diretta, vedete la coda del gruppo, gruppo che è cronometrato ad una trentina di secondi dai 9 battistrada, che hanno 30 secondi di vantaggio nei confronti di Bettini e De Paoli. È la 20ª e terzultima tappa del Giro d'Italia, tutta nel Trentino, da Pedrazzo a Madonna di Campiglio, 175 chilometri con 3 gran premi della montagna, vale a dire il valico del Ballino a quota 755 dopo 123 chilometri di corsa, quindi in rapida successione Passo Durone a quota 1000 dopo 135 chilometri ed infine l'arrivo in salita a Madonna di Campiglio, dove il giro arriva per la prima volta. Salita di Madonna di Campiglio, 13 chilometri e 300 metri d'ascesa con un dislivello di 734 metri, con una pendenza media del 6% ed una massima del 7,4%. L'arrivo a 1516 metri. Allora, ripetiamo la situazione, vedete gli uomini al comando con il numero 15 Tronca, il 16 Caucchioli, il 31 Arrieta, il 39 Gomez Rodriguez, non ci sono uomini di classifica in testa al gruppo, il 68 Piccoli, il Trentino, poi Frattini, il numero 73, il 97 Faustini, il 119 e il 173 Buenaora. A 22 secondi abbiamo un terzetto composto da Bettini, De Paoli, Pascal Richard e poi il gruppo, gruppo che appunto vedete inquadrato dall'alto, la cronaca di questa 20ª tappa, Predazzo, Madonna di Campiglio, 175 chilometri, il via alle 12.04, 128 i concorrenti, ieri infatti è giunto fuori tempo massimo con 31 minuti di ritardo il francese Asmacher, che era la maglia nera del giro, con un ritardo di 3 ore, un primo e 48 secondi. Dopo 3 chilometri si ritira Uria Gonzalez della Kelme. Nulla da segnalare, la media della prima ora 36.650. Poi in località Ceola Simoni ha il permesso del gruppo per visitare i parenti. Poco dopo anche Piccoli, sono i due trentini nelle prime posizioni, allunga per visita parenti. Al 75esimo chilometro gruppo compatto, media dopo 2 ore 36.550. Da registrare l'ennesima, ormai non fa più neanche cronaca, l'ennesima caduta dello spagnolo Daniel Clavero, che è la maglia rosa delle cadute, difende i colori della Vitalissimo. A questo punto c'è da chiedersi, Clavero, che è quinto in classifica a 7.58, ogni giorno è caduto al minimo 2 volte, se non fosse caduto almeno 2 volte al giorno sarebbe maglia rosa, Pantani permettendo, stiamo scherzando ma è la verità. Buon pomeriggio a tutti. No, è stato ieri particolarmente sfortunato, che è caduto al rifornimento e poi è caduto anche nella discesa del Mangen. Oggi è caduto di nuovo. Fortunatamente riesce sempre a rialzarsi e riesce sempre a non farsi male, altrimenti sarebbe un grosso problema. Comunque questo Clavero, molto forte nelle prime 2 settimane, un po' in difficoltà ieri anche a causa delle cadute. E intanto c'è il colombiano Buenaora che va all'attacco, siamo ormai in vista della prima salita della giornata, colombiano Buenaora va al contrattacco mentre c'è De Paoli nelle prime posizioni che si sta riavvicinando, attacco del colombiano Buenaora mentre ci stiamo avvicinando al primo gran premio della montagna. Auro Bulbarelli. Buon pomeriggio, Moto Cronaca 1 alla guida Massimo Valeri, al microfono Auro Bulbarelli. Mancano esattamente 59 chilometri al traguardo. Siamo in località Pranzo, ci si sta avvicinando al lago di Tenno e quindi si scalerà il valico di Ballino.
Già diversi velocisti hanno perso contatto, da Strazzer a Balducci al campione d'Italia Tafi. Mi sembra piuttosto in difficoltà anche Miceli, corridore completo, era rimasto staccato, adesso è riuscito con molta fatica, devo dire, ad aggregarsi al gruppo Maglia Rosa. Si sono staccati anche Magnani, Baldato, Pelliccioli, Conte, Apollonio, Lafis e il velocista Smetanini. Andatura tranquilla, non mi sembra che il gruppo Maglia Rosa abbia paura di questa fuga, anzi non stanno per il momento rispondendo. 58 chilometri all'arrivo in questo momento, per adesso è tutto, a te Adriano. Intanto abbiamo visto sempre Buonaora all'attacco e ora sentiamo Mazzocchi. A te Marco. Buon pomeriggio da Marco Mazzocchi e da Walter Servino, motociclista della Moto2. Noi siamo a 8 km dal Gran Premio della Montagna, anche noi siamo a pranzo nonostante siano le 3:15. Vi do i nomi di altri corridori che si sono staccati. Un altro velocista che si è staccato è Minali, poi c'è Radaelli, Prognara, Gili, Arazzi, che non mi ricordo se lo ha citato Bubarelli, Valotti, Frutti, Ongarato, Bianchi, Victor Pegna ed Hernandez. C'è da dire che c'è una bella giornata adesso, però questa mattina i corridori si sono svegliati sotto un diluvio, un notevole diluvio, anche parecchio freddo, tant'è che al raduno di partenza si sono presentati in pochi e tutti abbastanza preoccupati, perché si girava voce anche di neve sui valichi che dovremo affrontare oggi. Due curiosità: ci sono corridori che si sono premuniti in varie maniere, c'erano corridori che per coprirsi le mani si sono messi addirittura i guanti da sub, mentre invece Petito, vecchio esperto ovviamente, vecchio si fa per dire, ha messo i guanti di lana e sopra i guanti, quelli che servono le massaie per lavare i piatti, e mi ha detto prima di partire, questi si inventano chissà quante cose, ma i guanti per lavare i piatti sono i migliori di tutti. Volevo dirti anche che il problema di Uria, per il quale si è ritirato dopo 3 km, è un problema al ginocchio destro. A voi. Ed ecco un primo piano di Gianni Motta, splendido vincitore di un Giro d'Italia, ma torniamo alla cronaca diretta. Abbiamo il colombiano Buenaora al comando, a 5 secondi 6 uomini: Tronca, Caucchioli, Arrieta, Gomez, Frattini e Piccoli. A 25 secondi vedete appunto i più immediati inseguitori, a 25 secondi Richard, Bettini, De Paoli e Faustini, a 39 secondi Zarribetia, a 55 secondi il gruppo. Ricordiamo che la tappa odierna per il ricordo del Grande Torino è dedicata a Mario Rigamonti, centromediano sistemista che allora non aveva l'appoggio del Libero, e vogliamo anche ricordare la maglia rosa dei general manager, Italo Alloli. Tanto abbiamo visto che Tronca si è fermato per attendere questo quartetto. In questo quartetto c'è De Paoli, bravissimo ieri, è piazzato molto bene in classifica generale. De Paoli che cerca ulteriormente di guadagnare posizioni. Ieri ne ha guadagnate 3, attualmente è 13° in classifica generale. E a questo punto, se il nostro regista Nazareno Balani è d'accordo, io vi riproporrei la classifica generale. Classifica generale che vede Pantani in maglia rosa, Pantani veramente leader della classifica tempi, della classifica punti del Gran Premio della Montagna, vale a dire leader non solo della classifica generale ma anche con la maglia ciclamino. Ed ecco, mentre ecco che la regia ci ripropone l'arrivo di ieri. Questo l'arrivo di ieri: Pantani si è piazzato, ha vinto con un attacco a 4 km, al secondo posto Simoni a 1:07, Eras a 1:27, Gotti a 1:29, De Paoli a 1:54, Kamenzin a 2:32, sempre a 2:32 Sgambelluri, a 2:46 Savoldelli. Questo è l'ordine d'arrivo della tappa di ieri. Pertanto, mentre vedete un primo piano di Buenaora, l'attuale classifica generale vede maglia rosa Pantani, Savoldelli secondo a 3:42, Gotti terzo a 4:53, Jalabert
quarto a 5.24. Clavero, l'uomo delle cadute, tanto per intenderci, è quinto a 7.58, sesto è Simoni a 8.33, settimo lo svedese Axelsson a 9.20, ottavo l'ucraino Gonchar a 11, nono Sgambelluri a 12.02, decimo Zinchenko a 12.06. Mini spot. Me gusta, me gusta! Si sente quando è estate. Ritorniamo in cronaca diretta proprio per puntualizzare quanto è successo ieri. Allora, Pantani attualmente ha un vantaggio di 3.42 su Savoldelli prima della tappa di ieri, mentre eccolo qua Savoldelli, la regia vi sta proprio mostrando le fasi salienti della tappa di ieri, questa posizione aerodinamica pericolosissima di Savoldelli che ha tentato il tutto per tutto, poi giustamente si è rialzato. Allora, Pantani attualmente a 3.42 su Savoldelli, ieri aveva 44 secondi, il che vuol dire che nella tappa di ieri Savoldelli ha perso 2.58. Terzo è Gotti a 4.53, ieri aveva 1.09, il che vuol dire che nella tappa di ieri ha perso 3.44. Jalabert è quarto, eccolo qua inquadrato con Virenque. Jalabert è quarto a 5.24, era in classifica 3.12, ieri ha perso 2 minuti e 12 secondi. Clavero, che è quinto, è a 7.58, era a 4.19, ha perso 3.39. Ecco il gruppo degli inseguitori, mentre vedete lo show, l'incredibile, meraviglioso show di Pantani. Simoni è sesto a 8.33. Aveva 4.47 di ritardo, ieri ne ha persi 3.46. Per contro Axelsson, lo svedese, settimo a 9.20, aveva 6.16 di ritardo, ieri ne ha persi 3.04, 3 primi e 4 secondi. Poi abbiamo l'ucraino Gonchar, un crollo verticale, ha un ritardo di 11.49, era 7.22, ieri ha perso 4.27, ma ha risentito del grande sforzo compiuto per vincere la tappa a cronometro. Nono è Sgambelluri a 12.05, aveva un ritardo di 9 primi e 10 secondi, ieri ne ha persi 2.55. Decimo Zinchenko, attualmente ha un ritardo di 12.06, aveva un ritardo di 9.21, ieri ha perso 2.45. Ed ecco le ultime vittoriose pedalate di Pantani, ricordiamo l'ordine d'arrivo della tappa di ieri: primo Pantani, secondo Simone, è andato molto bene il Trentino a un primo e 7 secondi, terzo Eras, che è stato il primo a scattare mentre siamo tornati in cronaca diretta, Eras è stato il primo a scattare a 4 km dalla conclusione, e proprio sullo scatto di Eras è iniziata la progressione di Pantani. Terzo Eras a 1.27, quarto Gotti a 1.29, quinto De Paoli a 1.54, sesto Kamenzin a 2.32, settimo Sgambelluri sempre a 2.32, ottavo Savoldelli a 2.46, nono Axelsson a 2.52, decimo Sevilla Ribera a 2.54. Eccoci in cronaca diretta, vediamo sempre Buenaora al comando, sentiamo Marco Mazzocchi. Sì, io sono risalito adesso fino alla coda del gruppo e ho incontrato altri corridori che si sono staccati, e ovviamente, come spesso, anzi sempre accade, si creano vari gruppetti. Allora ce n'è uno piuttosto nutrito che comprende Perdighero, Canada, Magnani, Navas, Galletti, Pieri, Apollonio, Serezzo, Smetanine, Cassani, Conte, Bertoletti, Trenti e La Fissa. Poi quello più vicino al gruppo è invece con 6 corridori, che sono Schiavina, Pelliccioli, Sironi, Baldato, Fornaciari e Ferrari. A voi. Ecco il gruppo dei più immediati inseguitori. Ricordiamo c'è Buenaora, il colombiano, è sempre lui l'attaccante quando la strada incomincia a salire, mentre vedete Tronca inquadrato. Vorrei un attimo parlare delle belle prestazioni di Axelsson, svedese, che è settimo, e Zinchenko, decimo. Axelsson
è andato molto forte. Il suo direttore sportivo Bruno Reverbi ci aveva avvertito all'inizio di giro, ha detto puntiamo su Axelsson, e sta dimostrandosi corridori completo, è andato molto forte a cronometro. Ieri si è difeso coi denti in salita, l'abbiamo visto arrancare nell'ultima posizione, ma comunque ha perso molto poco. Adesso in classifica è settimo, quindi molto bene. Mentre è partito Cabello che ha staccato il gruppo e cerca di riportarsi sul gruppetto di De Paoli. E siamo al valico del Ballino, vale a dire il primo dei Gran Premi della montagna, quota 755 dopo 123 chilometri di gara. Ecco, descrivici un po' questa salita, mentre ancora una volta è la Mercatone 1 Bianchi, la formazione di Paltani in testa al gruppo. È una salita pedalabile, una salita che ha delle pendenze intorno al 6-7%, adesso anche meno perché i corridori stanno salendo con un rapporto abbastanza impegnativo, 53-15, 53-17. Dopo il Gran Premio della Montagna, pochi chilometri di discesa, 2-3, poi di nuovo salita per arrivare al Passo Durone, una salita di 6 chilometri, anche qui una pendenza media del 5%. E intanto ci comunicano, ci confermano che sul Passo Durone avremo un'altra regia Rai, quindi potremo seguire anche con telecamere fisse il secondo Gran Premio della Montagna. Abbiamo detto senza praticamente soluzione di continuità in rapida successione questo primo Gran Premio della Montagna, il Valico del Ballino, e subito dopo il Passo Durone. Siamo in vista del Gran Premio della Montagna, proprio del Valico di Ballino, altitudine 755 metri. La Mercatone 1 dietro controlla, non ci sono uomini che possono impensierire Marco Pantani. De Paoli è quello piazzato meglio in classifica, tredicesimo, però ha un ritardo notevole, intorno ai 14 minuti. Quindi ed eccoci ormai in vista del Gran Premio della Montagna, Gran Premio della Montagna di terza categoria. Valico del Ballino, 123 chilometri percorsi, 52 alla conclusione, siamo a quota 755. Ecco il gruppo dei più immediati inseguitori, siamo a 15 secondi. È Piccoli che vince la volata su Tronca, sono soprattutto gli uomini della Amica Chips a tirare in testa a tutta Caucchioli e Tronca proprio per favorire questa fuga con De Paoli, questo è il gruppo. Il gruppo con la maglia rosa. Marco Vitali, che è stato un buon corridore professionista, adesso è l'opinionista della televisione svizzera per il Canton Ticino, quindi svizzera italiana, prima ti ha domandato: ma non ho mai visto un Giro d'Italia dove la maglia rosa praticamente non subisse attacchi. È un giro atipico sicuramente, perché ci sono stati 10 arrivi in volata, poi ci sono stati gli arrivi in salita, poi dei rush finali come quello di Lumezzane, vinti entrambi da Jalabert, Lumezzane e Termeluigiane, ci sono state pochissime fughe. Ma sentiamo Mazzocchi dal gruppo. Sì, io ho raggiunto l'ammiraglia di Bruno Riverberi, l'ammiraglia della Navigare Gaerne, Bruno Riverberi che è il team manager di Axelsson, e proprio di Axelsson vogliamo parlare. Un buon giro quello dello svedese fino adesso, Bruno. Sì, direi di sì, anche se per me non è una sorpresa, l'avevo detto anche alla vigilia, l'avevamo tenuto diciamo un po' in riserva proprio per il giro, perché ritenevamo fosse un corridore adatto da fare classifica, e lo sta dimostrando. Corridore da classifica, però un corridore che oggi può dire la sua anche per la vittoria di tappa, Bruno. Beh, diciamo non è un vincente, purtroppo, non essendo veloce. Solo che arrivino in tre, arriva terzo, dovrebbe fare un'azione da lontano, ma non è facile, essendo in classifica abbastanza vicino, non vicino a Pantani, ma si giocano dal sesto al settimo posto, tante volte si controllano tra di loro, non è facile andare via. Velocissimo, ma è vero che pur essendo svedese teme il freddo, soffre il freddo in corsa? Sì, questa è una stranezza, perché lui addirittura vive a 300 km dalla capitale, perciò al nord della Svezia. E invece è un corridore che va molto bene col caldo e soffre un po' il freddo, veramente. Non so se avete capito, ma abbiamo cominciato la discesa, voi. E intanto ricordiamo che il ritardo del gruppo è sul minuto e 20. Marco, se sei ancora dalle parti dello zio, e per zio intendo, ecco, vedete che è stato ripreso Buenaora, ecco qua che la regia ci ripropone l'attimo in cui il colombiano è andato all'attacco. Ecco Marco, se sei vicino allo zio Reverberi,
Lo signore Werberi è celebre perché ogni anno deve, con un budget estremamente limitato, andare alla ricerca di giovani talenti. Anche quest'anno gli è andata bene perché ha trovato Axelsson. Quindi complimenti a Werberi. Digli qual è la sua tecnica per la ricerca dei giovani. Adriano, siamo a 95 all'ora. Aspetterei un attimo. Perfetto, no, no, dico, ti avevo semplicemente lanciato la domanda quando la velocità ritornerà a ritmi normali. Io penso che meriti una lunga intervista Werberi. Adesso sentiamo Bulbarelli. Secondo chilometro di discesa, stanno rientrando alcuni corridori che erano rimasti staccati, è rientrato Baldato, è rientrato Sironi, anche Schiavina. Andatura molto sostenuta, come ci diceva Marco Mazzocchi, adesso tratto pianeggiante oltre 60 km orari. Ricordiamo anche ai telespettatori che nel gruppo maglia rosa ci sono la maglia Ciclamino e la maglia verde, maglia Ciclamino Chalabert, maglia verde Cepe Gonzales, simboli però che sarebbero tutti di Marco Pantani. A voi. Quindi l'unica vera maglia oltre a quella rosa, Ciclamino e verde, e quella azzurra dell'Intergiro di Strazzera. Parlaci del Veneto. Strazzer è un buon velocista, qui ha ottenuto dei piazzamenti, non è mai riuscito a vincere, però dal momento che tanti velocisti ce ne sono tornati a casa potrebbe vincere la tappa di Milano. Anche l'anno scorso riuscì a finire il Giro d'Italia e fu uno dei pochi velocisti, un altro fu Fagnini che poi vinse la tappa di Milano. Siamo sempre con gli uomini di testa, adesso comincia il passo Durone. Passo Durone, quota 1000 dopo 135 chilometri, una ascesa abbastanza difficile. Sì, abbastanza difficile, però con pendenze che sono sul 6%, al massimo il 7%, quindi abbastanza pedalabile. E a questo punto, mentre stiamo salendo verso il Passo Durone, il quotidiano servizio di Mino Farolfi sulle località più belle, più caratteristiche attraversate dal Giro. Lasciata Predazzo e la catena dell'Agorai, dove ha sede l'unica oasi del WWF dell'Arco Alpino in località Valtrigona, la ventesima tappa della Giro d'Italia gira a sud il gruppo del Brenta, un massiccio straordinario dove l'uomo si misura quotidianamente con la natura, arrampicandosi sulle rocce scoscese di queste montagne che fanno parte del Parco regionale Adamello Brenta, due catene divise dalla Val Rendena, dove a Madonna di Campiglio si conclude la tappa. Il parco è composto da 22 valli, le più famose, quelle di Tovel, dove il lago però non si colora più di rosso, e la Valle di Genova, un lungo canalone che si spegne ai piedi delle cime dell'Adamello e della Presanella, che si impennano ben oltre i 3.000 metri. Grande attrazione di questa valle sono le cascate Nardis. Nell'intero parco vivono moltissime specie di animali e altre ancora si stanno reintroducendo in questi anni. È il caso dell'orso, finora due esemplari hanno già trovato casa, e dello stambecco proveniente dal Parco del Gran Paradiso. Si aggiungono a camosci, caprioli, marmotte e alle tre coppie di aquile che volano su queste montagne sorvegliate dalle maestranze del parco. Marco, la velocità è calata? Sì, anche perché adesso abbiamo cominciato a risalire. Adesso mi sono riavvicinato a zio Bruno. Perfetto, allora, perfetto. Adriano merita, Dezan merita, diceva una lunga, come al solito, Bruno, tu devi inventarti una formazione con pochi soldi, però trovi sempre tanti giovani interessanti. Abbiamo parlato di Axelsson, ma insomma tutta la tua squadra è piena di giovani interessanti. Ma come fai? Se sono zio ci sarà un motivo, Non credo che De Zan mi abbia battezzato lo zio del gruppo, credo che sia soprattutto un po' per l'esperienza. Io dovendo fare sempre formazioni, diciamo, con dei giovani e li seguo, cerco di stare in contatto con diversi
miei colleghi, diciamo a livello dilettantistico, per cercare di pescare il meglio. Un po' di occhio ci vuole anche tanta fortuna, però finora diciamo che la fortuna non mi ha tradito, perché tutti gli anni ho sempre tirato fuori qualche giovane interessante che poi per motivi economici emigra in altre squadre, ma questo mi fa anche piacere. Ecco, quanti dei giovani che vediamo adesso al Giro d'Italia con la maglia navigare li vedremo il prossimo anno con te? O meglio, quanti se ne andranno? Adesso non so, non abbiamo ancora definito i programmi, ma penso che 3 o 4 andranno ad altre formazioni, ma comunque sto già lavorando per prenderne altri, ho già qualche giovane sott'occhio da poter far passare professionista per il prossimo anno e ricostruire una squadra discreta. I nomi di quelli che se ne andranno non si possono dire, ma più o meno si sanno. Vabbè, ufficialmente non si può, c'è qualche corridore che sicuramente ha avuto delle offerte maggiori delle nostre, io non ho mai fermato nessuno, anzi anche in passato ho lasciato andare corridori che erano anche sotto contratto per non pregiudicargli sia l'aspetto economico che quello sportivo. Con noi credo che tanti corridori siano maturati, una grossa parte del gruppo è formato dai miei ex corridori, credo di avere un buon rispetto e io l'ho sempre avuto con loro. Grazie a Bruno Reverberi, a te Adriano. Marco, ecco, rimani lì con Bruno perché vorrei farti poi richiedere una cosa estremamente divertente, ce ne parlerà Cassani, che è stato il primo tra i giovani scoperti appunto da Reverberi. Lo sai la situazione? La situazione vede questi uomini al comando, al loro inseguimento c'è un uomo solo, Cabello della Chelme, a 1 minuto e 50 secondi c'è il gruppo tirato dagli uomini della Mercatone 1. Un sistema molto valido che adotta Bruno Reverberi per prendere i giovani è quello di non prendere corridori in base agli ordini d'arrivo che legge sui giornali, ma di andare a vedere personalmente le corse, perché a volte gli ordini d'arrivi sono fasulli, non rispecchino il reale valore dell'atleta. E infatti mi spiegava proprio qualche giorno fa che, finito questo Giro d'Italia, andrà qualche giorno al Giro d'Italia dilettanti per proprio vedere di persona giovani interessanti da prendere. C'è Camenzini con il gruppo. Kamed, che è andato pianissimo a cronometro, ha accusato un ritardo di più di 4 minuti ieri, si è difeso un po' meglio. Kamed, che era partito con l'obiettivo di salire sul podio, per il momento non è riuscito in questo intento. Vedremo domani, che è una tappa. Camenzin, che l'anno scorso fu quarto pur facendo il gregario a Pavel Tonkov. Invece quest'anno è un po' più indietro, perché proprio non è mai riuscito a trovare il colpo di pedale giusto. Anche al Gran Sasso, anche ad Europa, a Borgo San Dalmazzo, poi nell'ultima settimana è addirittura calato, mentre sta crescendo abbastanza bene anche Sgambelluri, che attualmente è nono in classifica generale, questo ragazzo che da dilettante ha vinto il Giro d'Italia e è arrivato secondo al campionato del mondo, adesso si sta mettendo in luce. E ci avviciniamo alla seconda salita della giornata, il Gran Premio del Passo del Durone, siamo a 5 chilometri alla conclusione, mentre Cabello sta inseguendo gli uomini in fuga, però da solo è difficile che possa guadagnare, anche perché davanti c'è Caucchioli, questo giovane che tutte le volte che ci sono tappe impegnative prova ad andarsene da lontano. Qui fra l'altro cerca di dare manforte insieme a Tronca, che è in seconda posizione, a De Paoli che è 13° in classifica. Hai parlato giustamente di Sgambelluri, che è nono in classifica generale, Sgambelluri che esordì vincendo una tappa al Giro, ma tanti giovani si sono messi particolarmente in luce in questo Giro, mentre vedete piccoli, vale a dire Savoldelli, Simoni, Sgambelluri, poi c'è la vecchia guardia con Gotti. Sì, sono quelli che da molti anni sono alla ribalta, Gotti fra l'altro ha vinto il Giro 2 anni fa, e soprattutto Savoldelli sta facendo veramente qualcosa di grandioso, è secondo in classifica generale, è andato molto forte a Borgo San Dalmazzo quando ha vinto la tappa e è andato fortissimo anche a cronometro, non aveva mai fatto una cronometro del genere. E naturalmente adesso parliamo di Pantani che controlla la situazione. Questo nel è un gruppo, mentre questo è un gruppetto, cioè un gruppo di staccati, gruppo con la maglia rosa a oltre 2 minuti. Allora, 15 chilometri e 500 metri. Tanti ne sono serviti a Pantani per sgretolare la concorrenza in 3 round. 3 chilometri sul Gran Sasso nell'ottava tappa. 8 chilometri e 500 ad Europa nella 15ª tappa.
4 chilometri ieri all'Alpe di Pampeago nella 19ª tappa. Mentre siamo ormai in vista del Passo d'Urone, vale dire secondo Gran Premio della Montagna, ma domani ci sarà una tappa difficilissima con una serie di appuntamti incredibili. 21ª tappa, Madonna di Campiglio Aprica, i chilometri sono 190, è la tappa più impegnativa e più lunga delle tappe alpine. Prevede infatti 3 Gran Premi della Montagna, mentre vediamo sempre Cabello all'inseguimento dei battistrada, vediamo Pantani che controlla tranquillamente la situazione, 3 Gran Premi della Montagna e la cima Coppi, vale a dire la salita più alta del giro al Passo Gavia a quota 2621. Il primo Gran Premio della Montagna di seconda categoria al Passo del Tonale al 44esimo chilometro a 146 chilometri dall'arrivo, Passo del Tonale a quota 1883. Secondo Gran Premio della Montagna al Passo del Mortirolo, la terribile, forse la più temuta tra le salite di questo Giro d'Italia, Passo del Mortirolo a quota 1852 al 137esimo chilometro a 53 chilometri dall'arrivo. E poi ora ecco che la regia ci ripropone la grafica della tappa più terribile, 21esima, penultima tappa di questo Giro d'Italia, il terzo Gran Premio al Valico di Santa Cristina a quota 1427 dopo 184 chilometri di corsa a 6 chilometri arrivo. Il dislivello complessivo della tappa di domani è di 4500 metri e naturalmente Rai Sport ha previsto una non stop che si inizierà alle 12.30 su Rai 3, poi si passerà dalle 14 alle 15 su Rai 2 e poi si ritornerà sino alla fine su Rai 3. Ringraziamo Eugenio De Paoli, che è il team manager di questa spedizione di Rai Sport al Giro, per averci ricordato gli appuntamenti della diretta di domani e poi gli altri appuntamenti. Gli altri appuntamenti, sempre processo alla tappa, dopo appena conclusa la tappa, poi ti giro alle 19.57 e giro notte dopo, appena dopo la mezzanotte. Ricordiamo che l'appuntamento, il primo appuntamento è alle 12.30, dalle 12.30 alle 14 su Rai 3, poi dalle 14 alle 15 su Rai 2 per ritornare sino alla conclusione su Rai 3. E proprio in vista della tappa più impegnativa di questo giro, questa sera Ti Giro sarà edizione straordinaria di quasi 30 minuti, quindi sempre appuntamento alle 19.57 ma per 30 minuti. Qui è Bettini. Bettini, che è stato un grande interprete di questo Giro d'Italia, facciamo ancora tanti auguri al suo capitano, vale dire a Michele Bartoli. Michele Bartoli che ha superato molto bene l'operazione alla rotula, questa frattura scomposta che era stata causata da una caduta al Giro di Germania. Gli facciamo tanti auguri di pronta guarigione. Può anche darsi che cominci a correre prima dell'inizio prima della fine della stagione. Gli auguriamo di cuore, noi, tutto il gruppo, tutti qui dal Giro d'Italia. Intanto, in attesa che Radio Informazioni ci chiarifichi la situazione, linea a Bulvarelli. 42 chilometri e mezzo al traguardo, mancano 2 chilometri e 500 metri al Gran Premio della Montagna di Passo d'Urone per il gruppo Maglia Rosa. Si è nuovamente staccato Nicola Miceli, nelle ultime posizioni del gruppo Cepe Gonzales. Si erano in maniera preoccupante portati in coda al gruppo sia Kamenzind che Axelsson, ma entrambi adesso sono a centro gruppo. Sempre la Mercatone a tirare, Pantani in settima, ottava posizione assolutamente tranquilla. Chalabert vicino al Pirata. Abbiamo assistito a manovre piuttosto pericolose delle ammiraglie dei fuggitivi che hanno superato il gruppo, sede stradale piuttosto stretta, adesso la strada è più larga e non succede praticamente niente. A voi. Auro, tu sei in coda al gruppo della Maglia Rosa? Esattamente.
mentre ora vediamo le telecamere fisse in vetta al Passo Durone, Gran Premio della Montagna, il secondo Gran Premio della Montagna della giornata. Auro, tu sei in coda al gruppo della Maglia Rosa? Coda al gruppo Maglia Rosa, confermo. E nelle prime posizioni di questo gruppo c'è Tranquillo Pantani, che ha schierato tutta la sua guardia gialla, quindi controlla la situazione, mi confermi? Pantani, settima, ottava posizione, vicino a lui Savoldelli, adesso si è portato anche Kamenzind, che come ho detto prima era scivolato in coda al gruppo, poi ha recuperato. Pantani, devo dire, in scioltezza per adesso, è esattamente al sesto posto, poi c'è anche Di Grande, Jalabert, Gotti e Virank. Ecco, Gotti e Virank è un po' il leitmotiv, Virank sta sempre vicino al proprio capitano, Ivan Gotti qui al Giro d'Italia. Magari succederà il contrario al Tour de France, sempre che Virank vi partecipi, allora in quel caso Gotti starà vicino a Virank e sarà il capitano Virank. E vediamo proprio a centrogruppo Kamenzind, che vi avevamo già fatto notare in una precedente inquadratura, era in coda, evidentemente aveva avuto una leggera flessione, adesso si è riportato a centrogruppo. Ed eccoci con il gruppo di testa che è composto da Tronca, Caucchioli, De Paoli, Arrieta, Gomez, Piccoli, Frattini, Bettini, Rechard e Buonaora. Meno di un chilometro il Gran Premio della Montagna. E ancora eccolo qua inquadrato, rivediamolo, De Paoli, il numero 12, mentre il gruppo è a 2 chilometri. Mi sembra che sia in leggera difficoltà Pascal Richard. Ma sai, non è mica detto, perché Richard è un corridore atipico, un corridore particolare. Se è in fuga vuol dire che sta bene, un corridore che ha già vinto diverse tappe al Giro d'Italia e oggi potrebbe pure lui tentare nel finale, un finale che presenta questa salita di Madonna di Campiglio, una salita di 11 km, un dislivello di 500 metri, quindi non è durissima. Siamo in vista del Gran Premio della Montagna, dopo il Gran Premio della Montagna mancheranno meno di 40 km all'arrivo. 39.800 per la precisione, per essere proprio fiscali, ma avevo appena guardato la tappa, ne hanno percorsi sino a questo momento 135.200. Siamo in vetta al Passo del Durone a quota 1000, Gran Premio della Montagna di seconda categoria, Passo del Durone a quota 1000. Eccoci qua, 500 metri dallo sprint per il Gran Premio della Montagna, mentre l'ultimo Gran Premio della Montagna oggi è qui sul traguardo a Madonna di Campiglio, per la prima volta sede d'arrivo del Giro d'Italia, quota 1516. Ecco il gruppo di testa, non ci sono uomini di classifica, mentre segnaliamo anche oggi la bella prestazione di De Paoli. È un po' che questo ragazzo fa delle belle prestazioni, anche l'anno scorso quando arrivò ottavo al Giro d'Italia, quest'anno dove è riuscito a fare molto bene ieri una delle tappe più difficili, quindi un De Paoli che adesso è tredicesimo in classifica generale, ma se riesce a guadagnare dei minuti oggi potrebbe salire tra i primi 10. Piccoli arriva secondo dietro a Bettini. Allora Bettini che ha portato la maglia verde di leader, batte allo sprint Piccoli, mentre eccoci ora con De Paoli, con tutti gli altri componenti del primo gruppo. Sulla destra ecco che la regia ci ripropone proprio lo sprint e Piccoli, il trentino Piccoli a lanciare l'attacco, ma Bettini sfrutta alla perfezione la scia di Piccoli e lo precede sul traguardo, mentre il gruppo è segnalato a 1 chilometro e c'è sempre all'inseguimento Cabello, però sta perdendo terreno. Allora ecco che il gruppo sta per recuperare Cabello, non ci sono uomini di classifica tra i battistrada che ripeto sono Tronca, Caucchioli, De Paoli, Arrieta, Gomez, Piccoli, Frattini, Bettini, Richard e Buonaora. Tra i battistrada e il gruppo c'è Cabello, che appunto vedete si volta, guarda, controlla.
siamo con il gruppo a 500 metri, notate il distacco, che dovrebbe ormai sfiorare i 2 minuti. Si nota anche che la Mercatone 1 è in testa a tirare, ma per nulla a tutta, il gruppo... Mentre è scattato quasi... Bettini, attenzione, la regia ci ripropone subito lo scatto di Bettini in testa al gruppo, vedete tutti gli uomini della maglia rosa, un controllo veramente perfetto, ecco Bettini, Bettini all'attacco nella discesa di Passo Durone, mancano meno di 40 km alla conclusione, può Bettini, ha lanciato, ecco cerchiamo di analizzare il perché di questo attacco, Bettini mentre vedete sempre Cabello che si volta, controlla, non c'è nessuna speranza per Cabello, ci sono invece speranze per Bettini? Penso di no, perché dietro ci sono tanti corridori, fra l'altro 3 della stessa squadra, Amica Chips, hanno tutto l'interesse a spingere a fondo, soprattutto per De Paoli con Tronca e Caucchioli. De Paoli che, come abbiamo più volte detto, è 13° in classifica generale e se guadagna 2 o 3 minuti può salire tra i primi 10. Quindi è difficile che possa andare in porto questa fuga, anche perché mancano ancora 35 km e dopo questa discesa di 7 km ce n'è una 15ina in pianura. Ed ecco il gruppo della maglia rosa transita con un ritardo di 2 primi e 49 secondi al valico del Turone a 39 km e 800 metri dalla conclusione. Dal gruppo dei battistrada si è sganciato Bettini, eccolo qua inquadrato, abbiamo ieri cercato di analizzare la posizione in sella di Savoldelli, quella di Bettini mi sembra più normale. Classica, più sicura, con il manubrio tenuto normalmente a differenza di Savoldelli, mentre abbiamo visto Zaina che ha passato il foglio di giornale a Pantani che adesso se lo mette. Bisogna sempre avere questi accorgimenti, soprattutto a fine giro, le difese immunitarie sono minori perché i corridori sono tiratissimi, affaticati, quindi basta un piccolo colpo di vento per prendere anche qualche malanno, quindi sempre in discesa è meglio mettersi un foglio di giornale per proteggersi lo stomaco. Ed ecco appunto, vedete che il Zaina gli passa il giornale, un tempo si metteva anche quella carta che usavano i macellati, oleata, sì. La carta oleata, sì. Passata di moda. No, qualcuno la mette, però è molto più facile prendere questi fogli di carta anche tra la gente, però questo è stato proprio Zaina che l'è andata a prendere dall'ammiraglia e l'ha portata a Pantani. Zaina 10 e lode perché ha saputo interpretare questa sua nuova veste in gruppo, era il leader di una formazione, è arrivato secondo anche ad un Giro d'Italia, ha capito che per continuare non ha più possibilità di fare il leader, però ha possibilità di essere un grande luogotenente, bravissimo Zaina. Nato... Anche perché è difficile che un corridore riesca a capire questo cambio e sappia calarsi dei panni non più del leader, ma del comprimario. Ma Zaina è un ragazzo che ha 31 anni, è passato come una promessa, difatti arrivò secondo a un Giro d'Italia battuto da Koenigsegg, parlo di Giro d'Italia dilettanti, poi è riuscito a ritagliarsi un bel posto nel gruppo, è stato un buon gregario, è stato gregario di Berzin, poi ha avuto la possibilità di giocarsi le proprie chance, difatti è arrivato secondo in un Giro d'Italia nel 96, vinse 2 tappe, quella di Fiuggi e quella durissima della Marmolada con arrivo in cima al Pordoi. Ha tentato di fare il capitano, non è riuscito a ottenere risultati, no, dopo, quando è passato nell'Asics, e lo ha rivoluto con sé Martinelli per affiancarlo a Marco Pantani, e Martinelli è stato bravissimo perché è riuscito a prendere proprio l'uomo giusto, perché ieri ha fatto un lavoro da campione, perché ha tirato tutto il Mangen, ha tirato in pianura, ha tirato fino a 4 km dall'arrivo, fino a quando Marco se n'è andato. E tra un po' vedremo lo sprint per l'intergiro a Tione di Trento a 30 km dalla conclusione dopo 144 km di corsa, mentre vedete al Gran Premio della Montagna transitano
corridori ancora con un distacco maggiore, la famosissima rete di cui vi abbiamo parlato un'infinità di volte. A proposito di Marco Pantani, esattamente 5 anni fa, il 4 giugno del 1994, vinse la sua prima corsa, vinse la sua prima tappa qui al Giro d'Italia a Merano, staccò tutti sul Gran Premio della Montagna, incrementò il proprio vantaggio in discesa, riuscì proprio a superare Richard che è in fuga in questo momento e vinse a Merano. Il giorno dopo, il 5 giugno, proprio come domani, vinse la tappa del Mortirolo con l'arrivo ad Aprica. E intanto sta incrementando il proprio vantaggio Bettini, che attualmente ha 28 secondi nei confronti dei più immediati inseguitori, inseguitori che vedete appunto inquadrati, questo è il gruppo. Dalla seconda telecamera intanto vogliamo ricordare che da 10 anni a questa parte c'è un gruppo di tifosi toscani da Terranova, loro che seguono il Giro d'Italia, ma di gruppi ormai abituati, mentre ha avuto delle difficoltà Bettini, di gruppi che ormai sono abituati a seguire alla grande il Giro, ce ne sono parecchi, mentre continuano a passare bande folcloristiche del Trentino e dell'Alto Adige. Sì, ci sono tantissimi club, ne ho visti innumerevoli di Marco Pantani, il magico Marco Pantani di Genova, di Borello, di Cesenatico, fra l'altro mi sono fermato proprio prima anche a mangiare un piatto di spaghetti. Non la piadina. No, non c'era la piadina. Però c'è tanto entusiasmo per Gotti, tantissimi tifosi anche di Savoldelli, veramente uno spettacolo. E siamo sul leader, su Bettini, che ha portato a 28 secondi il proprio vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. I più immediati inseguitori di Bettini, ricordiamo in trecco che la regia sta appunto inquadrando una delle bande che sfilano qui sul traguardo. Siamo in una tappa tutta trentina, quella odierna da Pedrazzo a Madonna di Campiglio, sono esattamente 175 chilometri con 3 gran premi della montagna. Allora, all'inseguimento di Bettini troviamo Tronca, Caucchioli, De Paoli, Arrieta, Gomez, Piccoli, Frattini, Richard, Buenaora. E poi il gruppo il cui ritardo sfiora i 3 minuti, mentre vediamo che qualcuno ha dei problemi, qualche crampo per Missaglia. Missaglia che è andato molto forte nelle prime 2 settimane, ha sfiorato il successo a Lumezzano quando era andato in fuga con Bettini, però fu raggiunto a 500 metri dall'arrivo. Adesso sta un po' patendo, sta un po' faticando e difatti è in coda al gruppo con un po' le gambe indolenzite. Gambe indolenzite per Gonciar, che ha vinto alla grande la tappa a cronometro spingendo il solito mostruoso rapporto. Gonciar, che ieri si è trovato logicamente in difficoltà, ha detto avevo la gamba dura, appesantita, però ha perso 7 minuti e 18 secondi, molti per Gonciar, ha detto questo esercizio però mi ha convinto che sullo stesso percorso in ottobre io potrò finalmente vincere il titolo mondiale, quel titolo mondiale a cronometro che mi è sfuggito per pochi secondi un paio di volte. Vero, anche se il percorso è leggermente diverso, un po' più lungo con la salita del Montello, però a Gonciar quella salita lì non fa paura, quindi penso che sia proprio lui il favorito. 3:21 il ritardo del gruppo della Maglia Rosa, mentre di 28 secondi è il vantaggio di Bettini, che si è aggiudicato il traguardo dell'Intergiro. 28 secondi per Bettini nei confronti dei più immediati inseguitori. Siamo a Tione di Trento, vale a dire hanno percorso 144 chilometri, ne mancano 30 all'arrivo. Bettini ci crede. Bettini ci crede, staremo a vedere adesso in questo tratto in pianura se dietro riusciranno a trovare la collaborazione, perché mancano ancora tanti chilometri. La situazione, Bettini al comando a 30 chilometri dalla conclusione di questa 20ª tappa da Pedrazzo a Madonna di Campiglio, 175 chilometri. Il vantaggio di Bettini all'Intergiro, vale a dire a 30 chilometri dalla conclusione, è di 28 secondi nei confronti
del gruppetto che ora vedete inquadrato con la seconda telecamera mobile, gruppetto composto da 9 uomini: Tronca, Caucchioli, De Paoli, Arieta, Gomez, Piccoli, Frattini, Richard. 33 secondi il nuovo vantaggio, ringraziamo la regia per questa puntualizzazione, mentre il ritardo del gruppo dovrebbe ormai essersi stabilizzato sui 3 minuti. Con questa situazione, break pubblicitario. ...26 chilometri alla conclusione di questa 20ª tappa... la situazione all'intergiro... Paolo Bettini con un vantaggio di 33 secondi... nei confronti di 9 uomini... ecco qua appunto inquadrato Paolo Bettini... 9 uomini sono Tronca, Caucchioli, De Paoli, Arrieta, Gomez... Piccoli, Frattini, Richard... buona ora poi Cabeglio a 2,18 e a 3,15 il gruppo. Ecco Cabeglio, sembrava stesse per essere ripreso e invece continua in questa azione da kamikaze. Sì, hai detto bene, non ha nessuna possibilità, è lì a bagnomaria tra la fuga e il gruppo. Sarebbe meglio per lui attendere il gruppo, almeno farebbe meno fatica, perché da solo non può assolutamente raggiungere questi corridori che sono davanti a lui di parecchi minuti. Paolo Bettini, toscano, detto mentre il ritardo della maglia rosa è di 3,15. Allora Paolo Bettini, eccolo inquadrato, toscano, detto l'americano, perché è nato in località California. Sì, abita alla California, che è un paesino vicino a Cecina, e quindi californiano, americano. 25 chilometri dalla conclusione, per me Paolo Bettini è un grande corridore, dovrebbe un attimo imparare a disciplinare i propri sforzi, non ci riesce, è un fatto di carattere, però è un grande corridore. Tanto il primo gruppetto, questo inquadrato in questo momento, è a 26 secondi da Bettini e quindi è difficile per Paolo arrivare. Analizziamo mentre ecco che passa l'ammiraglia, ha passato un paio di borracce a Piccoli, eccolo qua il trentino. Allora, innanzitutto i corridori trentini. Trentini, c'è Piccoli che cerca in tutte le maniere un successo di tappa, poi altri trentini. Simoni che Tronca però più verso il Veneto, eh. C'è però Bertolini che non c'è Bertolini, qui. Di Mori ai piedi della polsa. Allora, e Trenti che è di Dro. Allora analizziamo le possibilità di questi battistrada con il numero 15 Tronca. Tronca che sta facendo un grosso lavoro per De Paoli, quindi quando comincerà la salita sarà difficile per lui rimanere nel gruppetto, anche se lui è uno scalatore da dilettante, ha vinto tantissime corse con arrivo in salita. 2,51 il nuovo ritardo della maglia rosa, la media sino a questo punto 37,183, e Cabeglio finalmente ha capito che non era più il caso di rimanere lì 100 metri davanti al gruppo. Allora, dopo Tronca, con il numero 16, Caucchioli. Caucchioli, ne abbiamo parlato tanto in questo Giro d'Italia, un corridore che ha dimostrato di essere un corridore, di avere delle doti. Non ha paura, anzi, tutte le volte che ci sono tappe impegnative, è lì davanti ad attaccare, è stato in fuga per 208 km nella tappa del Gran Sasso, è stato raggiunto a meno di 10 km dall'arrivo. De Paoli. De Paoli, sempre... Mentre questo è Serge Parsani. Serge perché è nato in Francia e poi si è trasferito e ritornato a Bergamo. De Paoli che cerca con questa fuga di rientrare tra i primi 10 della classifica generale. È difficile perché adesso il gruppo si è organizzato, non è tanto il lavoro della Mercatone 1, ma ci sono quelli della Vini Calderoli in questo momento in testa al gruppo, perché Gonciar rischia di perdere l'ottavo posto in classifica generale. Ecco, la regia ci ha riproposto appunto Sergio Parsani, che è uno dei tanti direttori sportivi della Mapei Quick, mentre 2,37 in ritardo di Pantani. Ecco, secondo te cosa può aver consigliato Sergio Parsani a Bettini? Per me gli ha consigliato di fermarsi, perché dietro si sono organizzati, quindi è un'azione che ha pochissime possibilità di andare in porto. E abbiamo notato che anche la Kelme è in testa al gruppo a tirare. Cosa significa? Secondo me non tanto per
per difendere dei posti in classifica generale, ma per cercare il successo di tappa. Ieri era se arrivato terzo, quindi un corridore che pure oggi può vincere, ce l'arrivi in salita, non è durissima. Fra l'altro Eras è un corridore che è scalatore, ma è anche uno tra i più veloci, quindi potrebbe vincere in volata in un gruppo ristretto. E Bettini comincia a voltarsi, avete visto sulla lavagna, 22 secondi il vantaggio non del è più, Toscano, rilassato. Si è rialzato, ha detto evidentemente Sergio Barsani, gli ha detto guarda, non mi sembra proprio il caso di insistere, mentre noi insistiamo nel definirvi tecnicamente i corridori in fuga. Con il numero 31 c'è José Luis Arrieta, spagnolo, mentre è De Paoli che chiede l'intervento dell'ammiraglia. È professionista dal 1993, un ragazzo che ha 28 anni, impegnato in questo Giro d'Italia oltre che come corridore anche come corrispondente, fa tutti i giorni un articolo per un giornale spagnolo. Per il momento gli riesce meglio quello, perché non ha ottenuto grossissimi risultati. E poi c'è Gomez Rodriguez, portoghese della Banesto, il numero 39. Anche lui è un gregario della Banesto. La regia ci ripropone appunto questo gesto di De Paoli che chiama l'ammiraglia. È anche lui un gregario, la Banesto che cerca di fare qualche cosa, è stata deludente a questo Giro d'Italia. Mentre questo è Filippo Casagrande ed è in testa al gruppo. Dopo l'abbandono di Zulle, dopo le defiance di Jimenez, dopo l'abbandono di Piepoli causato da una caduta, fra l'altro si è rotto la clavicola, gli facciamo tante augurie pure lui di pronta guarigione, cercano con questa fuga un successo, anche se è molto difficile. Primo piano di Donati, ci sono tutti i toscani della Caldirola Sidermec in testa al gruppo, per quale ragione? Per difendere probabilmente la classifica di Gonciar, mentre Bettini è stato raggiunto dagli altri, quindi adesso ci sono sempre 10 uomini al comando. Bettini è stato ripreso, quindi 10 uomini al comando. Mariano Piccoli della Lampre Daikin, il numero 68, ecco che la regia ci ripropone proprio il momento in cui il toscano viene recuperato dai 9 più immediati seguitori, quindi abbiamo 10 uomini al comando. Mariano Piccoli, trentino, ha vestito la maglia ciclamino di leader della classifica punti, è stato per ben 2 anni leader della classifica del Gran Premio della Montagna, un uomo che ha sempre interpretato alla grande il Giro d'Italia, anche il Tour de France. Ha perso una tappa proprio Lac de Madin, ti ricordi che certo, perse il pedale in volata, rischiò di prendere la maglia gialla quel giorno e perse pure la volata. Gruppo di testa 10 uomini, il vantaggio 2:22. Abbiamo parlato di Mariano Piccoli, grande interprete del Giro e del Tour, un vero e proprio combattente. Anche se qui è andato un po' più piano del solito, solamente un quinto posto come miglior risultato nella tappa di Lanciano, quindi un Piccoli che ci prova, però in quest'ultima settimana è andato meglio rispetto alle prime due. Vi stiamo parlando naturalmente dei 10 uomini al comando, di Pantani vi abbiamo già parlato a lungo, mi sembra che il pirata non abbia bisogno di altre descrizioni. Siamo a Cristiano Frattini, il numero 73 della Liquigas Spata. Frattini, pure lui è un buon passista, non ha ottenuto dei grossi risultati, però aveva provato in un'altra occasione la fuga. Eccolo qua, proprio inquadrato in questo momento. Questo ragazzo di Varese, 25enne, professionista dal 1996. E passiamo a un mini spot, poi concluderemo la descrizione dei 10 battistrada. Mini spot. I neutri sono tutti uguali. Non è vero, Sanex è dermoprotettivo. Sanex, pelle sana. Ritorniamo in cronaca diretta con Cristiano Frattini, il numero 73 della Liquigas Spata. Poi eccoci con Paolo Bettini, il numero 81 della Mapei Quick Step. Bettini, ha indossato la maglia verde per un paio di settimane, adesso l'ha persa, l'ha presa Pantani, però la sta indossando Cepe Gonzalez perché è pure lui passato davanti a Paolo Bettini. Anche qui ha tentato una sortita, però non c'è nulla da fare, anzi ho il timore che da dietro arrivi anche il gruppo, perché sotto l'impulso della Kelme e della Vini Caldirola stanno guadagnando molto e gli ultimi 10 km sono in salita, il gruppo può andare sicuramente più forte. E dopo Paolo Bettini, il tuo amico Pascal Richard con questa maglia di cui si è innamorato, maglia di campione olimpico, il primo che praticamente non gli consente di portare pubblicità. Ma sentiamo Bulbarelli.
Io mi trovo in questo momento davanti al gruppo Maglia Rosa, come avete sottolineato da qualche chilometro non è più sulle spalle della Mercatone 1 Bianchi il peso di tirare il gruppo, sono gli uomini Kelme e Vini Caldirola, mancano esattamente 20 chilometri al traguardo. L'ultimo nostro rilevamento parlava di un distacco di 1:40, 1 minuto e 40, quindi scende vertiginosamente il vantaggio dei battistrada, sempre la maglia verde a condurre e Pantani, come si dice in gergo, sta limando, oramai sta tranquillo lì in decima, dodicesima posizione, 1:42 l'ultimo rilevamento, siamo a 20 chilometri da Madonna di Campiglio. E io concluderei la serie delle presentazioni dei 10 battistrada con Herman Buenora, il numero 173, il colombiano della Vitalicio Seguros, guidata da Domenico Cavallo. Buenaora che ieri ha attaccato sul Mangen ma è stato raggiunto, un Buenaora che ha già fatto un undicesimo posto al Giro d'Italia, un corridore che pure lui va sempre all'attacco. E ora passiamo a Martinelli, il direttore sportivo. Buongiorno. Allora, buongiorno, hai la cuffia, mi senti? Sì, sì, sento bene. Sento ecco bene. Perché proprio questa mattina... ecco, puoi avvicinare un attimo il microfono? Questa mattina quando ci siamo trovati nella hall dell'albergo mi hai domandato ma mi sentite, non mi sentite, non posso portare la cuffia tutto il giorno anche perché devo studiare i piani tattici. Ecco, i piani tattici della tappa odierna, cosa prevedono? No. Noi dovevamo lasciare andare via la fuga oggi anche perché ci sono molte squadre che non hanno ancora vinto. Stiamo facendo questo, anche se dietro bisogna sempre stare attenti perché può succedere di tutto. È venuto Fontanelli a prendere l'acqua. Senti, non è che sia uno show quotidiano perché tutte le volte che noi ti inquadriamo stai sempre facendo questo lavoro, stai passando adesso le borracce a zaina, sembra quasi preparata questa scena ma non lo è. Da quando eri professionista non è preparato. Cosa c'era in quelle? Cosa sono, c'è in queste? Sono gli zuccheri. No, lascialo dire a lui. Sono degli zuccheri perché ormai l'acqua ne ha bevuto abbastanza e ha bisogno un po' di zuccheri per la salita finale. Ma e mentre vedete Camesin, quando eri professionista ti è mai capitato di consegnare tante borracce? Mai perché eri un velocista? No, io ne venivo poche di volte a prendere l'acqua perché o me lo portavano perché se venivo a prendere l'acqua ovviamente non rientravo più. Prima di tutto perché bisognava andare all'altezza del numero dell'ammiraglio, non si poteva venire in fondo al gruppo quando correvo io. In quel caso qua io avevo la numero 1, venivo il numero 1, ma se avevo il numero 10 dovevo andare all'altezza della decima ammiraglia, era molto difficile rientrare dopo. Senti, ancora una domanda, cosa prevedi per la tappa di domani? Intanto la tappa del Mortirolo, noi vorremmo che tu facessi un appello ai tifosi, ai grandi tifosi di Pantani, state tranquilli, rimanete tranquilli sui lati della strada, vorremmo che tu facessi questo appello ai tifosi. Sì, no, perché è molto importante domani, perché se ci sarà veramente battaglia sul Mortirolo, Marco sicuramente sarà là che la farà e se ci fosse troppa gente veramente che chiude la strada diventerebbe pericoloso sia per i corridori che per lo stesso pubblico, perché io tante volte picchio proprio nella faccia dei corridori, cioè delle persone con i finestrini o che tante volte prendo un po' paura perché specialmente i bambini e le persone vengono proprio in mezzo alla strada. Ecco, domanda conclusiva, come interpreterà la tappa di domani Pantani? Ma è abbastanza difficile prevedere quello che fa Pantani, però io credo che domani ci sia poche tattiche. La Sulgavia si vedrà un po' di storia della tappa di domani, perché anche andando su piano verrà una certa selezione e poi il Mortirolo io credo che Marco abbia, non dico l'obbligo, però proverà veramente a fare la corsa, rimarrà sicuramente non da solo perché non si può fare 50 km da solo, però rimarrà veramente con i migliori che si giocheranno il podio in piano. Gruppo di testa, vogliamo riproporre la situazione, il cronometraggio, poi passeremo al break pubblicitario. Noi salutiamo Martinelli, ecco il gruppo, vantaggio del gruppo di testa 1:24, vedete appunto i battistrada 1:24 nei confronti del gruppo quando mancano meno di 20 km alla conclusione. Break pubblicitario.
Cronaca diretta, il gruppo ha un ritardo di un primo e quattro secondi nei confronti dei battistrada, hanno superato il cartello che indica gli ultimi 15 chilometri di questa ventesima tappa. I 10 uomini al comando, Tronca, Caucchioli, De Paoli, Arrieta, Gomez, Piccoli, Frattini, Bettini, Risciare, Buonaora, linea Dauro Bulbarelli. Siamo oramai con i fuggitivi all'altezza di Pinzolo, mancano 14 chilometri al traguardo. Io sono con Sergio Barsani, direttore sportivo di Bettini. Glielo dico alla toscana, come direbbe Paolino, un c'è verso che arrivi una fuga. È difficile perché sembrava potesse andare quando avevano sui 3 minuti, però anche qui davanti non c'era una grossa collaborazione. Difatti ha provato ad andare via da solo Bettini, però c'è troppa strada ancora per andare all'arrivo. Secondo lei è mancata la collaborazione, ha sbagliato Bettini a tentare da solo oppure semplicemente si sono coalizzati dietro? No, ma sicuramente anche dietro entrano in gioco i piazzamenti, ci sono squadre che tirano al posto del mercatone, però insomma fa un po' parte del gioco. Ragazzi, a Serge Barsani, siamo nel centro di Pinzolo con i fuggitivi, a te Marco Mazzocchi che sei col gruppo. No, io sono proprio pochi metri dietro di te, Auro, sono l'ammiraglia della Mobilvetta Northwave, quindi anche noi a Pinzolo, con Stefano Giuliani, il team manager della formazione. Stefano, Richard con questo gruppo in fuga, Serge Parzani adesso a Bulbarelli diceva le speranze che questa fuga arrivi in porto sono poche. Sì, ma questo giro è un giro molto difficile che praticamente si è deciso in salita e in volata, non c'è stato spazio per lunghe fughe. Sembrava che questa fuga dovesse andare a rivo, invece dietro c'è stata una reazione. Comunque Pascal sta benino, vediamo un attimo adesso l'attacco della salita. Cioè, secondo te, oppure ci puoi dire, tenterà un attacchetto, anche piccolo? Ci sono 2 o 3 uomini importanti nella fuga, sicuramente ci sarà la bagarre. Magari bisogna vedere la reazione dietro del gruppo. Un'ultimissima battuta relativamente ad Ivan 40, abbiamo parlato prima di ciclomercato. 40 è molto richiesto, suppongo, adesso. Sì, a Ivan ci sono molte richieste, io mi auguro che magari rimanga con noi, adesso vediamo un po' un attimino. Grazie a Stefano Giuliani, mentre abbiamo raggiunto adesso 2 corridori dell'Amica Chips che sono dietro, Tronca e Caucchioli. A te, Auro. A parte Tronca e Caucchioli che hanno mollato, adesso tutte le ammiraglie dei fuggitivi verranno fermate obbligatoriamente sulla destra perché il distacco è inferiore al minuto, 12 km e mezzo al traguardo, sta dunque per concludersi l'avventura dei fuggitivi. Siamo a Carisolo, a voi. Hanno perso contatto Tronca, Caucchioli, 8 uomini al comando, mini spot. Me gusta, me gusta! Si sente quando è estate. Ed ecco che la regia ci ripropone Pietro Caucchioli che perde contatto, 2 uomini si sono staccati, hanno perso terreno dai battistrada, ora vedete in diretta le immagini del gruppo, Tronca e Caucchioli si sono staccati al comando, De Paoli, Arrieta, Gomez, Piccoli, Frattini, Bettini, Richard e Buonaora. Con Davide Cassani analizziamo questa situazione, possono questi 8 uomini arrivare qui a Madonna di Campiglio? Tutti no, qualcuno potrebbe anche riuscirci, l'unica possibilità che ha questo qualcuno è quello di partire subito nei primi chilometri della salita, potrebbe scattare Richard oppure Buonaora oppure De Paoli, però è molto difficile. Adesso comincia la salita, questa salita che misura 13 chilometri. Ecco, parlaci di questa salita, analizziamo questa salita, i rapporti, le pendenze, dove si può attaccare, dove bisogna difendersi. Ma è una salita abbastanza regolare, una salita che ha delle pendenze intorno al 6-7%, una salita che presenta qualche tratto un po' più difficile, però si va su con un lungo rapporto, con un 41-15-41-17, gli ultimi 2 chilometri quasi pianeggianti con delle pendenze intorno al 2%, e difatti è De Paoli che cerca di forzare l'andatura e Rodriguez che si stacca, tirato fino adesso. Anche Rodriguez lo vedete in quadrato, allora al comando sono rimasti in 7. Si stacca Daniele, anche Frattini. Daniele De Paoli, anche Frattini perde contatto. Allora, Daniele De Paoli, numero 12,
José Luis Arrieta, lo spagnolo della Palestro, in difficoltà anche Bettini. Poi Mariano Piccoli, Pascal Richard, Hernan Buenora, anche Bettini in difficoltà, mentre De Paoli, Daniele De Paoli, il numero 12 di Amica Chip, che sta scattando. Mi sembra che Richard stia bene, almeno ho questa impressione. Adesso sta forzando molto De Paoli e se la mia sensazione è buona, tra poco potrebbe anche partire Richard, un corridore che quando è in testa, quando è davanti, sbaglia poco. Quest'anno non è ancora riuscito a vincere, l'anno scorso ha vinto una sola corsa e proprio nel Trentino, quindi gli porta fortuna. Primo piano di De Paoli, primo piano di De Paoli, sempre alla grande al Giro d'Italia, sempre piazzato, un corridore che ha come traguardo fisso ogni stagione appunto il Giro d'Italia. Allora, ecco qua, gli uomini al comando, De Paoli, poi lo vedete con il numero 12, poi vedete Buenaora, il colombiano, il numero 173 della Vitalizio Seguro, poi c'è Piccoli, il numero 68, Mariano Piccoli della Lampre Daikin, poi c'è Arrieta, José Luis Arrieta, il numero 31 spagnolo della Balestro, e infine lo svizzero Pascal Richard, il numero 91 della Mobilvetta Northway, un testa gruppo veramente c'è internazionale. E in testa c'è Cepe Gonzalez, che sta tirando per Eras, abbiamo visto tirare anche in pianura, quindi un Cepe Gonzalez che di solito è lui il capitano, lui che fa il finale, a questo punto si è sacrificato per Eras. Mazzocchi, l'approccio del gruppo alla salita è stato un approccio, diciamo così, violento, molto veloce, tant'è che qualcuno ha ceduto subito praticamente di schianto, tra questi Rebellin e Berzin. C'è da dire che prima della salita abbiamo incrociato, per così dire, un Micheli in grandissima difficoltà, un finale di giro durissimo per Micheli, mentre Cepe Gonzalez ha finito di tirare ed ora è proprio piantato sui pedali. Mentre c'è Forconi in testa, grande lavoro di un altro toscano, 10 chilometri alla conclusione per i battistrada, mentre ecco qua il cartello che indica gli ultimi 10 chilometri, vogliamo riproporre i nomi dei battistrada, mentre sulla destra vedete scorrere il vantaggio, il numero 12 De Paoli, che fra i fuggitivi come vedete è il più attivo, ecco scatta ancora De Paoli, il numero 12. Poi il 31 Arrieta, il 68 è Piccoli, il 91 è Richard, il 173 Buenora. Allora, gli italiani De Paoli e Piccoli, lo spagnolo Arrieta, lo svizzero Richard e il colombiano Buenora al comando. Mini spot. Fiat Marea Weekend JTD. Ed ecco il gruppo degli inseguitori. 39 secondi in ritardo del gruppo, ora la maglia rosa ha messo in testa, eccolo qua, la maglia rosa ha messo in testa tutti i suoi uomini, ancora una grande, immensa dimostrazione dell'efficienza di questa squadra. E la cosa strana è che stanno spingendo a fondo in questo momento, anche se nessuno della fuga può impensierire la maglia rosa. E a questo punto la domanda è questa, possiamo, stiamo per assistere ad un nuovo show di Pantani? Io penso di no, perché la salita non è per lui. E allora perché metti i suoi uomini a tirare? Tra un paio di chilometri lo sapremo. Elementare. Anche perché oggi potrebbe vincere Jalabert se si è ripreso dalla crisi. Non è certamente questa salita che gli fa paura, al Jalabert delle Terme Luigiane o quello di Lumezzane. Però un altro che potrebbe vincere è Eras, che come dicevo prima è un buon scalatore e anche un buon velocista. E dal pullman di regia ci suggeriscono Daniele De Paoli. Daniele De Paoli che è il più attivo, mentre ecco che sta scattando Arrieta. Scatto di Arrieta tra i cinque uomini al comando. José Luis Arrieta, spagnolo, e come tutti gli spagnoli naturalmente grande scalatore. Ed ecco Richard. Parte Richard, sei contento? No, sono contento, è che avevo questa sensazione che di un Richard brillante, si vedeva anche dal colpo di pedale, potente come al solito. Prosegue. E ha possibilità di arrivare se dietro la Mercatone 1 andrà su regolare, perché prima hanno tirato Vini, Caldirol e Kelme, solo che hanno finito gli uomini, hanno tirato in pianura e dopo non c'è stato più nessuno che ha potuto continuare nell'azione.
Pascal... Richard invece uno dei corridori, vedete come va su un rapporto durissimo sui pedali, Arrieta adesso si è messo nella scia, mancano ancora 8 km, però potrebbe anche riuscire questa azione, bisogna vedere dietro cosa farà. E Pascal Richard ottenne il suo primo importante successo vincendo il campionato del mondo di ciclocross, poi ha vinto classiche, avete visto che la regia vi ha riproposto la Liegi, Baston Liegi, ha la maglia di campione olimpico, mentre ora vedete all'inseguimento dei due battistrada ci sono De Paoli e Buenaora Bulbarelli. Veduto Mariano Piccoli, 9 km al traguardo per il gruppo Maglia Rosa, ritardo di Marco Pantani e della sua squadra 35 secondi, 35 secondi quando mancano 9 km all'arrivo, e i prossimi 2 km saranno i più duri di questa ascesa con una pendenza del 7,5%. Adesso Piccoli ha solamente 200 metri sul gruppo e sta per essere raggiunto appunto da Pantani e dagli altri. E la regia ci aveva appena riproposto la situazione vista dall'alto, ecco i due battistrada, in prima posizione Pascal Richard, lo svizzero, in seconda posizione c'è Arrieta e sempre Pascal Richard che forza il ritmo all'inseguimento dei due, troviamo De Paoli e Buenaora mentre è stato ripreso Piccoli. La domanda che mi hai fatto prima non so se è possibile, ma potremmo rivolgerla a Martinelli, non so se il collegamento è ancora possibile, non è possibile perché siamo adesso in un tratto di difficile collegamento. Allora, riusciranno a portare a termine vittoriosamente questo attacco, ecco che Richard riparte ancora, scatto ancora di Richard e questa volta Arrieta è costretto ad alzare bandiera bianca, Richard rapporto lunghissimo, scatta Arrieta che aveva resistito al primo scatto di Pascal Richard, ora non può reagire Pascal Richard che è ormai professionista dal 1986, la regia ci propone, Richard praticamente si alza sui pedali, non sembrava assolutamente intenzionato a partire al contrattacco ma era chiaramente Arrieta al gancio, 8 km alla conclusione, 8 km per Pascal Richard, Pascal Richard che l'anno scorso ha avuto una stagione particolarmente difficile, una serie di grossi problemi con la dirigenza della sua squadra, era venuto al giro sicuro di essere leader e poi venne praticamente abbandonato a se stesso. Adesso Pascal Richard tenta la grande avventura mentre in testa al gruppo c'è la maglia rosa con i suoi uomini, Bulbarelli. 8 all'arrivo, 7 secondi il vantaggio di Richard su Arrieta, 15 secondi su De Paoli e Buenaora, 36 secondi su Mariano Piccoli che non è ancora stato raggiunto, sta arrivando il gruppo maglia rosa, sono 46 secondi, quindi lo scatto di Richard ha fatto leggermente aumentare il vantaggio appunto alla testa della corsa. Secondo me la Mercatone 1 non spingerà a fondo per raggiungere Richard, cercherà soprattutto di controllare la situazione, potrebbero essere altri i corridori a scattare. Mentre, scusa, è Buenaora che scatta. Uno potrebbe essere Eras, anche Jalabert, ma penso che Jalabert adesso preferisca stare a ruota. Può darsi che tra qualche chilometro, quando gli altri si accorgeranno che la Mercatone 1 non spinge a fondo per prendere il primo, allora potrebbero esserci degli scatti. Michael, la situazione, abbiamo al comando Richard, Buenaora al suo inseguimento in seconda posizione, in terza posizione c'è De Paoli, in terza ha perso contatto Arrieta, sentiamo, ecco qua il leader della corsa, vale dire Pascal Richard, sentiamo Marco Mazzotti. Sì, per darvi la composizione del gruppo della maglia rosa, la maglia rosa Pantani che ha ben 5 compagni di squadra con sé, Zaina, Borgheresi, Potenzana, Velo e Garzelli, poi c'è Codol, Gotti, Eras, Axelson, Luttenberger, Kamenzin, Jalabert, Zinchenko, Savoldelli, Gubert, Sevilla, Virenk, Secchiari, Simoni e Zarrabeitia. A voi. Mi confermi che sono 26 gli uomini del gruppo Maglia Rosa? Adesso mi sembrano un po' meno, aspetta un attimo che rifaccio il conto e te lo dico. Grazie. Allora eccoci con gli inseguitori, ripetiamo, sempre in prima posizione Pascal Richard, mentre avete visto Buenaora che è scattato all'inseguimento dello svizzero.
7 chilometri alla conclusione, vedete inquadrati lo spagnolo Arrieta, corrente alternata, 7 chilometri alla conclusione, Pascal Richard è già passato, buona ora al suo inseguimento. Poi terzo e quarto Arrieta e De Paoli, ed ora ecco il gruppo degli inseguitori. Marco, a te la linea. Sì, il gruppo degli inseguitori, il gruppo della maglia rosa, abbiamo visto la Lavagna a 42 secondi di ritardo, io conto 22 corridori, compreso Piccoli che è stato appena ripreso, adesso siamo al cartello dei 7 chilometri al traguardo. Perfetto, ed eccoci con Pascal Richard, a questo punto 40 secondi possono bastare, mentre vedete, buona ora che si sta avvicinando, il colombiano si sta avvicinando allo svizzero, possono bastare 40 secondi a questi due uomini per mentre... Vedete che dal gruppo sta scattando Jalabert, come ti dicevo, quando si è accorto che la Mercatone 1 teneva lì i fuggitivi, ha cercato di forzare il ritmo, ha cercato di scattare una salita adatta a Jalabert, una salita che ha delle pendenze accessibili, e quindi lui cerca di promuovere qualche iniziativa perché cerca di vincere un'altra tappa. Possono arrivare Richard e Buenaora, bisogna vedere se gli spagnoli riusciranno a scattare. Richard Bulmarelli, 50 metri fra Buenaora e Richard, a 15 secondi Arrieta e De Paoli, ultimo rilevamento del gruppo, 44 secondi, 6 chilometri e mezzo al traguardo. Allora abbiamo Richard, lo vedete in fondo al rettilineo, il suo vantaggio è di 5 secondi. Richard, eccolo qua inquadrato dalla telecamera posta sull'elicottero. Pascal Richard, 5 secondi nei confronti del più immediato inseguitore, vale a dire il colombiano Buenaora, poi a 16 secondi De Paoli ed Arrieta, poi a 42 secondi il gruppo della maglia rosa, mentre sul podio abbiamo visto arrivare il presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale Verbruggen, poi sarà naturalmente intervistato nei vari servizi, mentre vedete Buenaora che si sta portando nella scia di Richard, appena terminerà questa azione passeremo la linea a Mazzocchi. Allora Richard che la cui azione si è leggermente appesantita, Richard, Buenaora si mantengono sempre in questa posizione, allora a questo punto sentiamo Mazzocchi. Sì, per dire che si sono staccati dal gruppo Zarrabeitia e Piccoli, e non avevo visto, e quindi devo dirlo, nel gruppo ci sono anche Sgambelluri e Missaglia, mentre sta perdendo contatto Virank. Ed eccoci al testa a testa finale tra lo svizzero che è in prima posizione e il colombiano. È Simoni adesso che si è portato in testa al gruppo. Simoni, quindi forza l'andatura, questo ragazzo che ieri è stato stupendo, era arrivato già terzo ad Europa, è arrivato terzo a Lumezzane, ieri a secondo. Eccolo lì. Eccolo lì, Gilberto Simoni, nato a Palù di Giovo, trentino, compaesano dei Moser, professionista dal 94, 28 anni, tra i dilettanti aveva vinto il Giro Baby nel 93, un anno dopo Pantani. Sentiamo Bulmarelli, mentre ecco che Buenaora si è portato nella scia di Pascal Richard. Buenaora con Richard, mentre sono stati ripresi De Paoli ed Arrieta, adesso il gruppo è a 24 secondi, 24 secondi quando è scattato Pantani. Scatto di Pantani, avevamo detto l'azione degli uomini della Mercatone 1 può portare all'ennesimo show di Pantani, evidentemente Marco sente, ormai si è abituato al trionfo, sente la necessità di dimostrare ancora una volta in salita che è più forte lui. Marco Pantani, nella scia di Pantani, vedete Simoni si volta, aumenta il ritmo, Pantani nella scia dei due battistrada, vedete Buenaora e poi Pascal Richard, incredibile, eccezionale lo scatto, la rimonta di Marco Pantani, ma ormai quando parliamo di Pantani in salita non c'è più da stupirsi di nulla. Buenaora tenta di lanciarsi al seguimento di Pantani, Buenaora il colombiano nella scia di Marco Pantani, ennesima grande prova della maglia rosa, del leader di questo Giro d'Italia, 82esimo della serie, che compie i 90 anni. Molto bella comunque l'azione di Buenaora sino a questo momento, non cede, non molla, ha un rapporto più lungo di quello usato da Pantani. Pantani rilancia il controattacco, Pantani grande vedetta di questo Giro d'Italia, e vediamo che è al gancio il colombiano
Pantani riscatta ancora, questa volta quella ora non ce la fa. Pantani, vi avevo detto, eravamo stati profeti quando vi avevo detto la squadra di Pantani è in testa, il che vuol dire che Marco vuole dare un'ennesima dimostrazione della sua forza, della sua potenza, ed eccolo qua a 5 chilometri dalla conclusione. Marco Pantani ancora all'attacco, avevamo detto sino a questo momento erano bastati 15 chilometri e 500 metri per portare alla vetta della classifica generale Marco Pantani. 3 chilometri sul Gran Sasso nell'ottava tappa, 8 chilometri e mezzo d'Europa nella quindicesima, 4 ieri all'Alpe di Panteago nella 19ª tappa e adesso scatta a 5 chilometri. Marco! I primi a cedere sono stati Savoldelli, Kamenzind, Axelsson e Zinchenko. Stiamo risalendo a poco, abbiamo superato Paternosch e De Paoli, davanti a noi c'è Richard, Richard davanti a lui una decina di metri a Jalabert, Eras, Gotti e Simoni che non vedono assolutamente Pantani, che deve avere già rispetto a questi corridori che ho appena citato 300-400 metri di vantaggio. 20 secondi il cronometraggio, il vantaggio di Pantani, 13 secondi. Pantani che ha staccato buona ora, poi troviamo Simoni, Gotti e Richard a 20 secondi, Eras e Jalabert a 25 secondi, De Paoli e Codolla. C'è qualcuno su Savoldelli per vedere quanto perde Savoldelli? È importantissimo sapere in che posizione è Savoldelli. Vi riepiloghiamo infatti la classifica generale mentre vediamo ora Gotti, poi c'è Jalabert e poi c'è Simoni. Pantani leader con 3,42 su Savoldelli, 4,53 su Gotti, 5,24 su Jalabert, 7,58 su Clavero, 8,33 su Simoni, 9,20 su Axelsson, 11,49 su Gonchar, 12,05 su Sgambelluri, 12,06 su Zinchenko. Mentre ecco il padre Pantani Senior, che ormai grazie alle imprese del figlio può rimanere lontano da 4 chilometri. Bulbarelli chilometri al traguardo, adesso Jalabert, Gotti, Simoni e Eras stanno raggiungendo buona ora, ma hanno un ritardo già superiore ai 30 secondi nei confronti dell'uomo in rosa. 4 chilometri al traguardo per gli inseguitori in questo momento. Mentre abbiamo visto con la telecamera posta sull'elicottero Savoldelli, mentre scatta, ripropone ancora il suo attacco Pantani. Dov'è Savoldelli? Savoldelli è adesso con Secchiari davanti a lui, Kamenzind, Axelsson e Sgambelluri, non vede ancora il cartello dei 4 chilometri, sono passati circa 45 secondi, tra 100 metri arriva ai 4 chilometri, se tengo un attimo la linea ti posso dire che Secchiari tira per Savoldelli, poi subito dietro Kamenzind, Sgambelluri e Axelsson, arriva ai 4 chilometri, adesso Savoldelli 58 secondi di ritardo, a te Auro. E anche Codole e De Paoli si stanno portando su Jalabert, Gotti e Eras, quindi stanno diventando in 6 all'inseguimento del pirata. Buona ora, ha ancora un 50 metri di vantaggio su questi che inseguono. 3 chilometri e 400 metri al traguardo. A 4 chilometri dall'arrivo il gruppetto di Gotti e Jalabert aveva un ritardo di 35 secondi e Savoldelli, come ci ha detto Mazzocchi, quasi di un minuto. E allora riproponiamo, rivediamo questa situazione. Pantani, eccolo qua, ha un vantaggio di una quindicina di secondi, di 25 secondi su Buonaora, che è in seconda posizione. Possiamo vedere Buonaora per darvi una visione completa, generale, di quanto sta succedendo nel finale con Pantani. Ecco intanto il gruppo di Jalabert, con Gotti, con Eras, poi Simoni, tre chilometri alla conclusione, scatta ancora Pantani e a questo punto non perdetevi lo show di domani. Show di domani che inizierà a partire dalle 12.30, è la tappa più attesa, la tappa più terribile di questo Giro d'Italia. Molti pensavano che Pantani fosse pago di quanto aveva fatto, fosse pago del suo vantaggio in classifica. Pantani si ripropone alla grande oggi e sicuramente anche domani. Bulbarelli. Buona ora sta per arrivare al cartello dei 3 chilometri all'arrivo, 37 secondi
per buona ora, quindi Eras, Jalabert, Gotti, Simoni, Codol, leggermente più indietro Daniele De Paoli, che ricordiamo era fra i fuggitivi, quindi per lui è sforzo doppio, 3 all'arrivo, 40 secondi per il gruppo Gotti su Pantani. Il chilometro che andava dal 4 al traguardo a 3 è stato percorso da Pantani in 2 minuti e 8 secondi, vuol dire che ha sfiorato i 30 all'ora. Il rapporto di Pantani? Ecco, molto diverso rispetto a ieri. Ieri andava su agile, oggi va su con un rapporto durissimo, sempre sui pedali, mani basse, ma con una grande potenza. Linea Mazzocchi. Kamenzind, Sgambelluri, Axelson hanno lasciato Savoldelli con Secchiari e Podenzana. Il ritardo di Savoldelli da Pantani è salito a 1 minuto e 18 secondi. E intanto il vantaggio di Pantani è di 43 secondi nei confronti, appunto, vedete, Buenaora, che è stato ripreso dal gruppetto di Jalabert, Gotti, Eras, Simoni e Codol. Poi Axelson perde terreno, riscatta ancora. Ecco in prima posizione Eras, questo scalatore spagnolo che veramente ha preso il posto nella leadership della Kelme di Cepe Gonzalez e continua a rilanciare lo scatto. Incredibile. Sì, non è che lui scatti, è che va forte. 43 secondi il vantaggio di Pantani nei confronti di Gotti, mentre Savoldelli, che era secondo, ha un ritardo di 1,23, per cui cambierà ancora la classifica generale. Gruppo Savoldelli a 1,23, a 2 chilometri dalla conclusione. Il gruppo dei più immediati seguitori, ricordiamo, comprende Jalabert, Gotti, Eras, Simoni e Codol, mentre Axelson, Kamenzind perdono ancora terreno. Questo chilometro invece l'ha percorso in 2 minuti e 11 secondi, leggermente inferiore la velocità, ma comunque sempre altissima, anche perché forse qui la pendenza era leggermente più alta. Adesso la strada è quasi pianeggiante, 2%, meno di 2 chilometri all'arrivo. E sembra quasi, mentre vedete, si disseta Jalabert, c'è Eras in testa al gruppo, Eras, poi abbiamo visto Jalabert, poi Gotti. Gotti che dovrebbe portarsi in seconda posizione e a questo punto sinceramente noi ci auguriamo che Pantani ci ripensi e venga al Tour de France per un'altra clamorosa, memorabile doppietta. È da valutare attentamente questa scelta, perché come ha dimostrato qui al Giro d'Italia non è andato solo forte in salita ma anche cronometro, e quindi potrebbe sicuramente rivaleggiare con Ulrich e tutti gli altri che vogliono vincere il Tour. E qui notiamo, mentre la regia ci ripropone l'attesa, la trepidante attesa di papà Pantani, che spera, perché l'anno scorso ha fatto delle ferie meravigliose al Tour de France. Siamo all'ultimo chilometro, Marco Pantani sta per concludere il suo quotidiano meraviglioso show, ha staccato tutti, ancora una volta ha dimostrato di essere il più forte e noi ci auguriamo di poter rivedere sulle spalle di Pantani, dopo la maglia rosa, anche la maglia gialla. Con una forma del genere è un peccato. Sì, è veramente un peccato, perché oggi nessuno si aspettava, almeno io non mi aspettavo un attacco di Pantani, però dopo vari attacchi di Jalabert e Simoni ha rotto gli indugi, se n'è andato e è salito a 30 all'ora in questa salita, quest'ultimo chilometro l'ha fatto ai 37, vabbè, era quasi pianura, però non era pianura. Mi lasci dire che lo sentivo, infatti te l'ho detto, sì. questo fatto, la squadra di Pantani in testa, il forcing della squadra di Pantani, Pantani che non ha nessun interesse chiaramente a attaccare ancora, ma è una prova di orgoglio. Eccolo qua Pantani, ancora lui sui pedali, scatta e si rimette in sella, perché come hai detto spinge un rapporto più impegnativo del solito. Ha voluto onorare 1 minuto e 5 il vantaggio all'ultimo chilometro. Ed eccoci, ci portiamo verso la balaustra. Pantani trionfa, ancora ennesimo trionfo per Marco Pantani, 4 ore 39 e 58. Vediamo lo sprint per il secondo posto, sprintano nell'ordine Eras, Jalabert, Gotti, Simoni, Codol e Buenaora. Ecco, vedete, Gotti in prima posizione, c'è Eras nella scia di Gotti, poi c'è Jalabert con la maglia ciclamino, poi in quarta posizione Buenaora, nella scia di Buenaora Simoni, Gotti, Gotti ancora sui pedali, parte Jalabert, Jalabert sulla sinistra, Gotti sulla destra, al centro si ripropone
Eras, Jalabert va in testa, sulla sinistra Simoni, ecco Codol, Codol è scattato. Un minuto in ritardo di Savoldelli e di 1.40 ci confermano dalla regia, scatta Codol, vedete il tempo finale 4.39.58, mentre sulla destra eccoci il ritardo di Codol che si piazza in seconda posizione a 1.04, poi Simoni, Jalabert, Gotti in buona ora ed Eras nell'ordine, primo piano di Codol. Analizziamo con Cassani questa ennesima incredibile, forse inaspettata prodezza di Marco Pantani. Da sottolineare anche questo secondo posto di Codol che io sinceramente non avevo visto prima, quindi è andato fortissimo nella parte conclusiva della salita. Mentre è arrivato Axelsson, è arrivato De Paoli, è arrivato Kamenzin in questo gruppetto con Buenaora, mentre ecco Sgambelluri, poi ecco Savoldelli, Savoldelli che taglia il traguardo insieme a Pascal Richard a 1.45, ritardo di Savoldelli 1.45, è possibile... Savoldelli dovrebbe mantenere la seconda posizione. Allora, perfetta questa precisazione, quindi c'è questa lotta per la seconda posizione fra Savoldelli e Gotti, due bergamaschi alla grande comunque. Mentre vedete Rubiera che sta arrivando. Siviglia sta arrivando con Arieta. Ed eccoci con gli spagnoli, Siviglia e Arieta. Veramente sgretolato il gruppo in questa ventesima, terz'ultima tappa che per la prima volta ha portato il Giro d'Italia qui a Madonna di Campiglio. Valeva la pena attendere tanto perché oggi Madonna di Campiglio, tutta una tappa trentina, ha vissuto una delle più belle tappe, una delle più grandi, inaspettate, forse proprio per questo, più belle imprese di Marco Pantani, e la regia ci ripropone ancora, guardate che punch, che voglia ancora di vincere, quanta energia ancora Marco Pantani. È sorprendente perché ha fatto questa salita con un rapporto lunghissimo, sempre sui pedali, anche se io non mi aspettavo, c'è stato questo attacco. Sicuramente all'inizio della salita c'è stato questo forcing della Mercatone 1 che aveva ridotto il gruppo a 25 unità, poi si avevano un po' rallentato, è scattato Jalabert, è scattato Simoni, poi è partito lui e come al solito non c'è stato niente da fare per gli altri. È salito a quasi a 30 all'ora Pantani, che non alza neanche le mani qui al traguardo, e secondo è arrivato Codol, che non avevamo visto in precedenza nel gruppetto di Gotti, e quindi bisogna dire che gli ultimi chilometri li ha fatti in modo incredibile. Allora, Claudio Ferretti, anche oggi hai tanti motivi di grande interesse per un grande processo alla tappa. Beh, tanti motivi, io direi uno soltanto, Marco Pantani, infatti mi limito a dirti che sto aspettando Marco Pantani come ospite al processo, assieme a tanti altri ospiti naturalmente, aspettiamo Gotti, Simoni, abbiamo il direttore della Gazzetta dello Sport, Candido Cannavò, un ex campione come Vittorio Adorni che è qui alla mia sinistra, ma ripeto, aspettiamo soprattutto il grande protagonista di questo giro, Marco Pantani, a tra poco. Grazie, ed ecco l'ordine d'arrivo, Pantani, Codol a 1.07, Jalabert con lo stesso ritardo, Simoni a 1.07, anche Gotti, Buenaora e Rassa a 1.29, Kamenzin appena, è possibile, rivediamo la nuova classifica generale, il testa a testa finale tra Gotti e naturalmente Savoldelli, ancora con le immagini di Pantani. Domani è atteso l'ennesimo grande show della maglia rosa, domani 21esima tappa Madonna di Campiglio Aprica, 190 chilometri, la tappa più impegnativa, più lunga delle tappe alpine, prevede infatti tre gran premi della montagna e la cima Coppi, vale a dire la cima più alta del giro a Passo Gavi a quota 2621. Primo gran premio della montagna, seconda categoria al passo del Tonale, al 44esimo chilometro, a 146 chilometri dalla conclusione. Secondo gran premio della montagna, il Mortirolo, un'ascesa da non perdere. Poi il terzo gran premio della montagna al valico di Santa Cristina,
complessivamente 4.500 metri di ascesa. Ed ecco la nuova classifica generale: Pantani a 5.38 Savoldelli, a 6.12 Gotti, a 6.39 Jalabert, a 9.51 Clavero, a 9.52 Simoni, a 11.01 Axelson, a 13.30 Gonchar. E con la classifica generale concludiamo la nostra telecronaca diretta e vi ricordiamo che l'appuntamento per domani, un appuntamento da non perdere, è previsto per le 12.30 su Rai 3. Gentili signore e signori, buon pomeriggio. Storie che spesso sono poco note, poco conosciute, per fortuna ci pensa Carlo Paris. Noi ci vediamo domani, sempre qui, alla tenda del processo. Grazie a tutti, buonasera. Battersi con un avversario è come cimentarsi nelle sfide quotidiane della vita. Ecco perché lo sport aiuta a crescere, aiuta a superare le salite, anche le più impervie, di tutti i giorni. Marco Pantani ed Emanuele Rizzi. È questa la storia che vogliamo raccontarvi oggi. La storia di un campione che si è arreso, la storia di un ragazzo che anche grazie a quel campione ce l'ha fatta. Nel 2002 una macchina mi ha investito sulle strisce, sono stato trasportato d'urgenza a Civitavecchia con traumi gravissimi e sono stato trasportato al San Filippo con l'elicottero e lì sono stato in coma circa 19 giorni. E dopo 2 mesi di clinica riabilitativa sono ritornato a casa per vedere Super Mario Cipollini che vinceva il suo mondiale. Mia cugina una sera si presenta a casa mia e mi ha dato un pacchetto che non sapevo cos'era e mi ha consigliato di aprire questo pacchetto e niente, lì è stata un'emozione grandissima che ho trovato la maglietta con dedica di Marco Pantani, un messaggio di incoraggiamento e è stato favoloso. Niente, lui mi aveva detto credi in te stesso e alla fine vedrai che i risultati ce l'avrai. E questa frase ce l'ho sempre in mente per recuperare il braccio.